io vorrei sapere se ci sono delle domande, visto appunto che il nostro obiettivo di oggi era proprio quello di approfondire eventuali questioni sul piano d'ambito, questioni più tecniche, specialmente da parte degli amministratori, e domande o anche interventi per chiarire a tutti qual è la situazione dei vostri comuni. Vorrei lasciare, prima di passare all'intervento successivo, un piccolo spazio agli interventi degli altri, se no alla fine della mattinata sarete tutti morti. Facciamo alla fine tutti quanti, facciamo così tutti vediamo insieme. Chi può rispondere su diversi argomenti. Sì. Facciamo dopo, preferite? Sì. Come sì. Volete? Sì. Meglio dopo. Sì. Meglio dopo. Va bene, allora meglio dopo. Okay. Io farei che attaccarmi così, così almeno non dobbiamo fare tante. Perfetto. È tutto. Buongiorno a tutti. Mi presento, sono Attilio Tornavacca, parlo anche a nome del mio collega che è qui in sala, Andrea Cappello, che è tra l'altro di Macerata come voi, e quindi ci è stato chiesto di fare un intervento per cercare, diciamo così, di dare un contributo, soprattutto focalizzando l'attenzione su quello che possiamo fare a livello di enti locali. Perché? Perché giustamente gli interventi che mi hanno preceduto hanno volato alto, cioè le strategie che a livello europeo, ma anche a livello nazionale, bisognerebbe mettere in atto per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi, è indubbio che un amministratore locale si domanda, sì va bene, ma io a quei livelli non ho possibilità, diciamo così, di governo, non ho possibilità di influenzare le politiche, ma che cosa posso fare io oggi, domani, per migliorare la situazione nel mio contesto locale? Prima di tutto, per far capire cos'è la ESPER, una cosa ve la volevo mettere in evidenza fin da subito: ESPER nasce ormai quasi 15 anni fa come il primo ente in Italia che, invece di pensare a come allargare la propria, diciamo così, platea di possibili committenti, ha pensato fin da subito a come restringerla, questa platea, che è una cosa che sembra un po' un controsenso, e invece alla luce di quello che è successo dopo un senso ce l'aveva. Noi abbiamo costituito la ESPER, io e i miei colleghi, forse qualcuno di voi avrà sentito parlare di Raffaele Rossi, di cui ha parlato anche molto Report, indicandolo come uno degli amministratori più coraggiosi in Italia a fronte delle denunce che ha fatto dei tentativi di corruzione a cui è stato sottoposto. Bene, all'epoca che cosa avevamo pensato? Avevamo pensato che era importante, in Italia non c'era, costituire un centro di studi che non avesse conflitti di interessi all'interno, cioè che avesse il vincolo di lavorare solo ed esclusivamente per enti pubblici e di non intrattenere rapporti quindi con tutte le imprese private che concorrono ad esempio alle gare, che noi abitualmente veniamo chiamati da consorzi, comuni, a stabilire quali sono gli standard di servizio e stabilire quali sono diciamo così, gli atti di gara per mettere, come dire, in dialogo competitivo quei servizi sul mercato. Bene, è chiaro che se tu oggi lavori per uno che poi il giorno dopo lavora, partecipa a quella gara e tu hai scritto gli atti di gara, c'è un conflitto di interessi grande come una casa, perché non avrai alcun interesse a scrivere degli atti di gara vocati a tutelare solo ed esclusivamente la parte pubblica, ma probabilmente avrai interesse a favorire anche il tuo cliente principale, che è il cliente privato che partecipa alla gara. Oppure, se tu sei in una situazione per la quale ti viene chiesto e accetti delle consulenze per validare un certo brevetto, un certo strumento, un certo contenitore o un certo automezzo, poi quando una regione, una provincia, un consorzio ti chiede ma qua tra tutti i sistemi a disposizione qual è quello che si adatta di più alle mie esigenze, non sei libero, non sei assolutamente, come dire, esente da condizionamenti, perché sai bene che non potrai parlare male di quello strumento che ti è stato chiesto di validare, che ti è stato chiesto di recensire. Come tale, l'altro elemento su cui noi abbiamo voluto
fare una scelta di campo precisa, netta e senza tentennamenti è stata: Esper non può accettare consulenze da parte di chi si propone sul mercato con prodotti di un tipo o di un altro, per poter mantenere quell'indipendenza di giudizio che secondo noi è un principio indispensabile se si vuole fare sul serio gli interessi della pubblica amministrazione. Questo ci ha permesso di acquisire un'autorevolezza che ci ha permesso ad esempio di far scegliere il software che noi abbiamo sviluppato negli anni per il calcolo molto raffinato dei costi di esercizio dei vari sistemi di raccolta, per poterli confrontare è stato scelto perfino dall'ISPRA, che ha pubblicato i ringraziamenti alla ESPER in questo studio del 2009 sull'analisi tecnica economica della gestione integrata dei rifiuti. Quindi è stato scelto proprio perché tra tutti quelli a disposizione c'era proprio un gruppo di lavoro di cui faceva parte anche la scuola gara del Parco di Monza, Enzo, che ha valutato tutti i software, e quello della Esper è risultato essere assolutamente quello che ha un più alto valore predittivo. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Una delle cose che è successa è che i successi che ci sono stati un po' in tutta Italia e adesso anche all'estero di comuni che abbiamo seguito, che tra l'altro sono quasi tutti diventati membri dell'associazione Comuni Virtuosi, pensiamo a Capannori, pensiamo a Trento, pensiamo a Parma, hanno fatto scegliere all'associazione Comuni Virtuosi un partner tecnico per le battaglie che l'associazione Comuni Virtuosi voleva portare avanti a livello nazionale, e chiaramente è stata una scelta loro, hanno scelto la Esper, anche perché come con questo codice etico, perché l'associazione Comuni Virtuosi condivideva in pieno, sapevano di poter avere un soggetto che non è che un giorno lavorava per loro e il giorno dopo lavorava, che ne so, per il CONAI o per qualcun altro con interessi opposti. E abbiamo scelto insieme di destinare gli utili della società in studi gratuiti che vengono ogni anno pubblicati insieme all'associazione Comuni Virtuosi, per supportare gratuitamente con libero accesso, perché ognuno può raggiungere il sito dell'associazione Comuni Virtuosi o quello dell'Esper, scaricare gratuitamente questi volumi, che questi sono in formato cartaceo, ma molto più semplicemente, e in un'ottica di dematerializzazione è meglio scaricarli in formato PDF per non produrre carta e quant'altro, chiaramente su argomenti che l'associazione Comuni Virtuosi riteneva essere importanti. Il primo, con la graditissima introduzione di Rossano Ercolini, è stato quello che abbiamo pubblicato quasi 4 anni fa sulle migliori pratiche di incentivazione, di tariffazione incentivante e di gestione virtuosa dell'attività di riduzione dei rifiuti, in cui dentro ci sono tutta una serie di esperienze raccontate direttamente dagli amministratori, l'assessore di Capannori, il sindaco di Trento, l'amministrazione di Parma, e potrei andare avanti per tanto tempo, però sentire i problemi che sono stati, come dire, affrontati, quali sono state le criticità, non dalla bocca della Esper soltanto, ma soprattutto dalla bocca di un altro amministratore, chiaramente per un amministratore locale è importante, e sono esperienze virtuose. Poi l'anno successivo, sempre con l'introduzione anche qui di Rossano Ercolini, ma chiaramente anche di Marco Boschini come segretario dell'Associazione Comuni Virtuosi, abbiamo fatto il primo studio europeo su quello che sono le migliori pratiche di tariffazione puntuale a livello europeo. Abbiamo analizzato tutto quello che succede in altri 9 paesi europei, oltre all'Italia, e abbiamo tratto, diciamo così, in questo volume le fila di quelle che sono le criticità, gli errori da non fare, i risultati ottenuti a livello europeo sul fronte dell'introduzione della tariffazione puntuale. L'anno scorso invece ci siamo concentrati sul tema della riduzione dei rifiuti e degli imballaggi. Perché? Perché l'anno scorso cadeva il ventennale della prima legge che è andata in Italia a regolamentare il tema degli imballaggi, cioè il decreto Ronchi, che era, vi ricordate, del 1997, ormai sono passati più di 20 anni, ed è stato un po', come dire, il tirare le fila di un lavoro che però era partito nel 2013, quando per la prima volta in Italia l'Associazione Comuni Virtuosi con Esper ha fatto uno studio che ha un po', come dire, scardinato le impostazioni precedenti. Cioè fino a quel momento si andava a discutere con il CONAI
di quanti soldi i comuni dovevano percepire a fronte della raccolta differenziata degli imballaggi, senza avere, una cosa che doveva essere un po' scontata, ma senza avere un confronto di quello che succedeva negli altri paesi europei che dovevano applicare la stessa identica direttiva imballaggi europea. Noi per la prima volta che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere quanti, come venivano calcolati i contributi ambientali negli altri paesi e quanti soldi venivano dati ai comuni francesi, spagnoli, portoghesi e via discorrendo, a fronte di una tonnellata di imballaggio in carta, una tonnellata di imballaggio in vetro e via discorrendo. I risultati sono stati clamorosi, cioè è emerso chiaramente che l'Italia era il paese in cui i comuni, gli enti locali venivano penalizzati in maniera più importante, tant'è che mentre in questo momento in Francia c'è una discussione accanita sui giornali perché sono a circa l'85% di copertura dei costi e non sono ancora al 100% di copertura dei costi della raccolta differenziata degli imballaggi, in Italia noi all'epoca nel 2013 abbiamo fatto uno studio approfondito e abbiamo dimostrato che in media quello che i corrispettivi andavano a coprire come costi che i comuni in realtà sostengono con le proprie aziende per fare la raccolta della plastica, del vetro, delle lattine, della carta, era in media il 20%, cioè un quinto dei costi che in realtà noi tutti quanti poi andiamo a pagare con la TARI, con la tassa raccolta rifiuti e quant'altro. Questo che cosa voleva dire? Voleva dire in realtà che l'altro, che chi produce un imballaggio si fa carico di una quota di costo minima, ridicola, e questo è dimostrato dal fatto che ad esempio in Italia se io sono un produttore di Tetra Pak, di imballaggi misti oppure anche solo di cartone, perché sapete che in Italia stranamente gli imballaggi misti plastica, cartone e alluminio e quelli solo in cartone vengono equiparati. Bene, in Italia si pagano 4 euro a tonnellata come CAC, come contributo che quel produttore di imballaggi deve versare al CONAI, che poi lo usa con il COMIECO per finanziare i comuni per la raccolta differenziata della carta e cartone. Sappiate che ad esempio in Francia, senza andare molto lontani, lo stesso contributo è lì, da 4 euro passa a 164 euro, che poi però si raddoppiano a quindi più di 330 euro se quel cartone è contaminato di elementi che ne rendono più difficile il riciclaggio, quindi quindi alluminio, quindi plastica. Quindi ad esempio il Tetra Pak in Francia viene penalizzato a 330 euro a tonnellata. Capite bene che in Italia 4, in Francia 330, se le risorse che vengono messe a disposizione dei comuni per poi ripagare i costi, perché raccogliere carta e cartone ha un costo elevato, chiaramente la partita non regge. E soprattutto, e qui torniamo ai ragionamenti di alto livello che hanno fatto questa mattina i miei colleghi, se il produttore di imballaggi non ha uno stimolo a cercare di ridurre la produzione e la messa in commercio di un imballaggio inutile e superfluo, non avrà alcun interesse a mettere in atto quella che la quarta R di cui parlava prima Enzo, cioè la riprogettazione. Perché prendete il caso di un dentifricio, è proprio necessario ed è proprio indispensabile che oltre il tubetto ci sia anche la scatola di cartone esterna e poi oltre la scatola di cartone esterna ci sia ancora una pellicola di plastica? All'estero questo non avviene, perché con una tassazione degli imballaggi superflui molto pesante è lo stesso produttore che cerca di evitare di andare fuori mercato con un imballaggio che alla fine gli fa costare di più il suo prodotto rispetto a un altro che invece non lo usa e quindi rischia di perdere quote di mercato. Questo quindi è un ragionamento che noi abbiamo messo in evidenza con questi studi fin dal 2013, in cui abbiamo dimostrato che c'era qualcosa che non andava nell'accordo. Fino a quel momento il CONAI era riuscito a ribaltare sui comuni i costi che invece per legge negli altri paesi devono stare sulle spalle non dei cittadini ma dei produttori di imballaggio. Perché io vi faccio un esempio: se una famiglia particolarmente virtuosa non compra tanti imballaggi, fa attenzione a prendere sempre contenitori riutilizzabili e quant'altro, in realtà quando gli arriva la tassa raccolta rifiuti deve farsi carico di costi anche di quelli che consumano imballaggi a non finire, e questo non è corretto. Quindi non vi nascondo che quando è uscito questo studio nel 2013 l'Associazione Comuni Virtuosi e la ESPER sono stati, come dire, colpiti da una campagna praticamente di diffamazione,
non solo, e questo c'era da aspettarselo dal CONAI, che si venisse, aveva, come dire, avevamo scoperchiato il vaso di Pandora mettendo in evidenza delle cose che il CONAI aveva tutto l'interesse a tenere nascoste, ma perfino dall'ANCI, che doveva essere alleata dell'Associazione Comuni Virtuosi nel cercare di ottenere più fondi, più risorse per i comuni. Perfino l'ANCI disse, Bernocchi, che era all'epoca il rappresentante per il tema rifiuti energia dell'ANCI, disse assolutamente non ci riconosciamo in quei numeri, non è vero, l'accordo che è stato fatto in questi anni, lui presiedeva l'accordo ormai da quasi 12 anni, è assolutamente tutelante per i comuni e i comuni ci guadagnano pure dei soldi. Non più tardi del 2016, nel frattempo dal 2013 al 2016 il CONAI non ha mai pubblicato quello che loro avevano promesso, cioè un controstudio che andava a demolire i nostri numeri, non è mai uscito nulla, ma è uscita una cosa diversa, è uscita nel 2016 uno studio dell'autorità garante della concorrenza del mercato che dice esattamente le stesse cose che diceva l'associazione Comuni Virtuosi, l'AESPA, nel 2013, cioè che i comuni oggi in Italia sono penalizzati dall'avere un rimborso dei costi di raccolta pari soltanto, scoprite un po', lo stesso numero che avevamo messo anche noi, il 20%, ma non detto da Esper, detto dalla massima autorità dello Stato. Ci sarebbe da domandarsi, ma come mai una persona che doveva tutelare gli interessi del CONAI e dell'ANCI, questo avvocato Bernocchi, ce l'aveva così tanto con uno studio che metteva in evidenza che alla fine era soltanto un dare quello che era dovuto ai comuni, visto che i comuni sostengono questi costi. Tra l'altro, per inciso, la posizione dell'ANCI fino a qualche anno fa sulla raccolta differenziata era impressionante. Nel 2009 Bernocchi, quando oggi parliamo di raccolta differenziata, sembriamo tutti convinti, ma non ci dimentichiamo che fino a qualche anno fa l'ANCI cosa diceva al Congresso Nazionale? Basta con l'ambientalismo dogmatico, dobbiamo essere in grado di valutare quali siano le reali politiche che ci consentono di avere beneficio. L'obbligo di legge che ci impone di arrivare al 65% non è sostenibile né utile, innanzitutto perché il 50% della differenziata va a finire in discarica o nei termovalorizzatori, in secondo luogo perché non tutta la differenziata può avere valore economico. Questa era lo slogan che veniva sostenuto dall'ANCI, da questo avvocato Bernocchi, in nome per conto di tutti i comuni italiani. Attenzione, queste cose sono chiaramente un falso, perché ce l'hanno dimostrato prima Rossano ed Enzo, che non è vero che se si fa più del 50% di raccolta differenziata si manda poi tutto in discarica, però questo, senza alcuna base scientifica, era lo slogan che andava per la maggiore. Che cosa succede? Tra l'altro, a chi faceva pro questi slogan? Una inchiesta proprio di una regione vicino alla vostra, forse c'è qualche indizio su chi favoriva, ce lo può dare. Ad esempio, in Regione Abruzzo, questo Rodolfo Di Zio, che era un po' il boss della gestione dei rifiuti in Abruzzo, fu arrestato e le conversazioni telefoniche che intratteneva erano interessanti sotto questo profilo. Ad esempio, diceva, attenzione, dobbiamo fare questo inceneritore che si mangia, parole riprese dalla registrazione, una freca di immondizia, io non so dove andarla a trovare. Per questo bisognava ritoccare gli obiettivi di raccolta, quindi si è messo al telefono con i dirigenti regionali a chiedere di rivedere l'obiettivo di 65%, di abbassarlo, ed è stato fatto, tant'è che anche i dirigenti sono stati rinviati a giudizio per queste cose qua. Cioè, alla fine il conflitto di interessi che prima l'amico Enzo ha messo in interesse, quando noi parliamo di flessibilità, cosa vuol dire? Vuol dire che se la scelta ricade su un inceneritore, è indubbio che poi quell'inceneritore lì non ha flessibilità, è un impianto che ha la necessità ogni giorno di mangiarsi una certa fetta di rifiuti, e se non gliela dai, le banche che hanno finanziato la costruzione, i soldi te li chiedono lo stesso. Non è che se a un gruppo di comuni che ha costruito un inceneritore, a un certo punto vengono a mancare i rifiuti e ti dicono vabbè, non hai più i soldi per ripagarci l'ammortamento, ce lo paghiamo noi. No, tu lo paghi vuoto per pieno l'inceneritore, e quindi non hai alcun stimolo a ridurre i tuoi rifiuti quando hai fatto una scelta di campo che è trattare ad esempio il 50% dei tuoi rifiuti con l'incenerimento. Da lì non ti schiodi più, tant'è che la provincia di Lecco, di cui parlavamo prima, che è stata una delle prime in Italia a superare il 50%, è ancora lì, si è smossa di poco, non è arrivata all'80% come Treviso, perché quando tu hai un impianto a un certo punto è un convitato di pietra che non ti permette di andare oltre. Quello che è successo qualche mese dopo è interessante,
perché il Fatto Quotidiano ha scoperto che non era una posizione, come dire, assolutamente indipendente, quella dell'avvocato Bernocchi che combatteva a suon di comunicati contro l'associazione Comuni Virtuosi e dicendo che la ESP erano degli incompetenti. Si scopre che l'avvocato Bernocchi era uno degli studi a cui il CONAI aveva commissionato recupero crediti per conto del CONAI, una cosa che lui aveva tenuto ben nascosta e che il Fatto Quotidiano scopre. Capite che l'Italia è il paese dei conflitti di interessi, è il paese in cui questi conflitti di interessi non destano neanche più scalpore. Non è che Lanci il nuovo presidente si è limitato a dire per favore dai le dimissioni, mettiti da parte, e ha nominato un altro responsabile del Lanci che fortunatamente è una brava persona, il sindaco di Melfignano, il primo comune in Puglia ad essere partito con la raccolta differenziata porta a porta. Ma non è che Lanci si è messa a chiedere i danni economici a chi non ha fatto i propri interessi e faceva gli interessi di qualcun altro. Adesso, dopo questa piccola digressione, parliamo di tariffazione puntuale. Perché di tariffazione puntuale? Perché nella strategia rifiuti zero uno dei passi fondamentali che i comuni devono affrontare obbligatoriamente è proprio il punto numero 7, tariffazione puntuale. Perché la strategia rifiuti zero identifica nella tariffazione puntuale un elemento cardine per le buone pratiche, per mettere in moto un circuito virtuoso che va sempre di più verso la riduzione dei rifiuti e la gestione virtuosa? Perché a livello non solo italiano ma internazionale tutti quelli che si sono confrontati con questi temi hanno individuato proprio nella tariffazione puntuale uno degli strumenti più potenti in assoluto per cambiare, diciamo così, gli orientamenti in materia. Ad esempio in America l'EPA ha fatto proprio un bollettino per diffondere le buone pratiche di tariffazione puntuale negli Stati Uniti e in America. In Europa è il sistema ormai prevalente e chi non lo aveva ancora adottato si è dotato di normative che lo obbligano a passare alla tariffazione puntuale, ad esempio in Francia la cosiddetta tarificazione incitative nell'arco di pochi anni, e gli esempi che noi abbiamo descritto anche in questo studio ci fanno capire che la tariffazione incentivante non va intesa come cerchiamo di spingere i cittadini, come sta succedendo anche qui nella regione Marche, ahimè, a conferire più rifiuti differenziati. Non è quello lo spirito. Ad esempio, in Belgio non si fa pagare di più a chi produce soltanto più rifiuto indifferenziato, ma si fa pagare qualcosina in più anche a chi produce più plastiche, lattine, imballaggi vari. Perché il concetto in Belgio è quello di dire: scusami, ma se tu non compri il vuoto a rendere, non fai attività e produci tanta plastica, non è che per noi raccogliere plastica non ha un costo. È chiaro che ti deve costare di meno, devi essere spinto a non mettere quella plastica nel rifiuto residuo che ti deve costare di più, ma la raccolta della plastica non è gratis, non è una cosa che più me ne porti e più. In alcuni comuni qua invece si è assunto il principio che ti devo ridurre la tassa rifiuti tanto più tu mi porti della plastica, del vetro, delle lattine. E invece questo ragionamento a livello europeo, dove viene messo al primo punto la riduzione dei rifiuti, chiaramente questo errore non viene fatto e si va nella direzione di spingere gli utenti a ripensare le proprie abitudini di consumo. È indubbio che nei paesi dove la tariffazione puntuale ormai è praticamente ubiquitaria, i sistemi di tariffazione puntuale sono di varia natura. Ad esempio Berlino oppure Francoforte, ma tanto per dire una delle più grandi città, la tariffazione puntuale in Germania, che è partita ormai quasi 30 anni fa, ha delle modalità molto semplici, del tipo: io condominio scelgo il contenitore di cui ho bisogno, più grande è più pago, più volte lo voglio far svuotare, se lo voglio far svuotare due volte a settimana pago di più, se lo voglio far svuotare solo una volta pago di meno, se mi accontento di uno svuotamento ogni 15 giorni pago ancora meno. Questo vale sia per il residuo che per l'umido, anche l'umido viene fatto pagare, non è che l'umido viene detto guarda ne puoi mettere quanto te ne pare, non paghi nulla, anche l'umido, ma chiaramente come abbiamo detto prima per il Belgio, l'umido ha una tariffa a volume, a litro, che è meno della metà di quella del rifiuto residuo, per cui al condominio conviene fare la raccolta differenziata dell'umido, perché altrimenti se lo conferisce come rifiuto indifferenziato lo paga il doppio quel volume. E quindi sotto questo profilo il sistema prevalente è proprio quello della tariffazione cosiddetta volumetrica, legata, come diceva prima Enzo, a un sistema di conteggio dei conferimenti.
non è l'unico, perché ci sono alcuni condomini in Germania che hanno deciso di arrivare ad una puntualità che va oltre l'intero condominio, l'intera scala, ma che va ad ogni famiglia. Se una famiglia produce meno rifiuti residui deve pagare meno, e quindi in Germania 15 anni fa, 20 anni fa hanno cominciato a introdurre dei contenitori condominiali con le bocchette di conferimento nella propria sommità. Contenitori che però praticamente sono in comodato d'uso al singolo condominio, li mettono all'interno di recinzioni praticamente per fare in modo che non possa passare qualcun altro di lì a usarli impropriamente, e consentono al condominio di ripartire in modo un po' più corretto la tariffa all'interno delle famiglie della stessa scala, dello stesso condominio. In realtà cos'è successo? È successo che questi sistemi qua, lo vedremo tra poco, sono stati copiati in Italia, ma sono stati copiati senza capirne il senso, cioè sono stati copiati in Emilia Romagna, in una parte della Toscana, mettendo questi cassonetti non dentro il cortile condominiale di un condominio di una certa dimensione, ma mettendo questi cassonetti in strada e pensando che in questo modo si potesse fare la tariffazione puntuale allo stesso modo che non con un porta a porta. È stato un disastro, lo vedremo tra poco quello che è successo. Per cui vedete bene, non è lo strumento in sé, non è la calotta il problema è l'uso che se ne fa, è l'uso che distorto che in alcuni contesti si viene ad operare per questa tipologia tariffazione. Andrei veloce perché voglio concentrarmi su quello che succede in Italia, però Irlanda, Svizzera, ecco una cosa che su cui permettetemi di soffermarmi, c'è sempre lo slogan: ah, ma gli svizzeri, i tedeschi sono diversi da noi, loro possono fare la tariffazione puntuale perché sono tutti educati, corretti, da noi non si potrà mai fare. Non è vero. Noi che giriamo in giro per l'Europa ci rendiamo conto che se un utente viene messo nelle condizioni di fare una cosa sbagliata, la fa sbagliata in Francia, in Svizzera, dappertutto. Il problema in Canton Ticino dell'abbandono dei rifiuti attorno alle isole ecologiche interrate è tale quale quello che abbiamo visto in altre regioni, un po' di meno se devo essere sincero perché c'è un maggiore senso civico, ma non è che non ci sia. La stessa cosa l'abbiamo vista in Francia, dove c'è stato un pululare dal 2009 in poi, da quando la legge ha reso obbligatorio il passaggio alla tariffa, quella loro lo chiamano tarificazione incitative, che è anche un termine più bello, tariffazione incentivante, mi piace di più, francamente, tant'è che i nostri libri li abbiamo chiamati così, verso la tariffazione incentivante, e sono stati sperimentati vari sistemi, alcuni sono stati un successo, quelli modello, tanto per intenderci, Priula, Capannori, quelli con il porta a porta spinto, hanno consentito anche di ridurre i costi in modo significativo, e l'agenzia nazionale ADEM lo ha messo in evidenza, altri, guardiamo in questo caso ad esempio questa situazione qua, sono stati un piccolo disastro. Perché? Perché quando vai a fare una tariffazione puntuale con contenitori ad accesso controllato, stradali, che diventano in realtà la discarica abusiva del paese, non hai fatto qui un articolo, ci avevate detto incentivante, ma incentivante di cosa? Degli abbandoni? È chiaro che un sistema di questo genere non ha, e vedete, stiamo parlando della calotta che in Germania nel condominio funziona, non è il problema della calotta, il problema è l'uso che se ne fa della calotta. I sistemi ormai sono anche molto diffusi in Spagna, dove tra l'altro una cosa interessante, Enzo lo sa bene, la raccolta differenziata in Spagna nasce dopo visite che venivano, mi ricordo ancora quando lavoravo con Enzo alla scuola, che venivano dalla Spagna, soprattutto dalla Catalogna, a guardare i sistemi italiani, e la chiamano modello Italia, cioè la raccolta porta a porta virtuosa in Catalogna e in Spagna è stata, come dire, esportata in quei paesi grazie anche a sistemi virtuosi italiani che hanno fatto un po' da scuola. Ma anche lì, quando hanno scelto le isole ecologiche interrate, guardate queste fotografie, è stato un disastro. Tra l'altro aziende italiane che sono andate a proporglielo, e vedete bene che poi in realtà questo sistema, quando è un sistema che pensa di essere alternativo alla raccolta porta a porta, fallisce clamorosamente. Tra l'altro con dei costi di installazione e di manutenzione spaventosi, e lo vedremo tra poco. In Italia quindi i sistemi prevalenti, come nel resto d'Europa, sono quelli basati sul volume, non sul peso. Non ha nessun senso pesare quello che viene conferito, perché il principio deve essere quello di spingere l'utente a fare un corretto uso del contenitore che gli viene dato.
Se io te lo peso il contenitore, tu non hai nessun interesse a mettermelo fuori solo quando è pieno, perché se me lo metti fuori pieno per la metà, pagherai la metà perché ti viene pesato e peserà la metà di quello che pesa quando è pieno, e via discorrendo. Viceversa, un sistema volumi, che paradossalmente è quello più semplice, più meno costoso, quello più come dire, performante, perché non, i sistemi di pesatura sono anche molto fragili, hanno un grado di accuratezza della pesatura molto basso, perché voi pensate ad esempio dover pesare con un dinamometro un bidone attaccato a un automezzo in moto che vibra, e chiaramente la misura del peso non è certificabile, perché è troppo influenzata. 4-5 kg in più, 4-5 kg in meno sul contenitore da 3 metri cubi hanno una percentuale alta ma non altissima, su un bidone molto piccolo praticamente ti rendono inutile la pesatura. Quindi sotto questo profilo il sistema prevalente, che a partire da tante esperienze della Lombardia e Veneto, vi cito ad esempio il Consorzio Priolo e il Consorzio Chierese, è riuscito ad ottenere quei risultati che prima raccontava Enzo, di ridurre a meno di 50 kg all'anno la produzione di rifiuto residuo. Tra l'altro, questa tecnologia dell'uso dei trasponder è una tecnologia che negli anni ha avuto una riduzione di costi clamorosa. Perché? Perché non è una tecnologia proprietaria, non è uno che si è inventato questa cosa, la vende e se la vende a caro prezzo. I trasponder sui contenitori sono nati non per i rifiuti, ma sono nati come alternativa al codice a barre nel sistema del commercio. Quindi, ad esempio, noi quando abbiamo introdotto per la prima volta a Capannori l'uso dei sacchetti per il residuo con i trasponder venivano, pensate, dall'uso delle lavanderie. Nelle lavanderie, invece di attaccare il pezzettino di carta che a volte si bagnava, si rompeva e quindi non sapevano chi restituire i pantaloni o la giacca, avevano cominciato a introdurre sacchetti con i trasponder per avere una maggiore sicurezza su chi aveva portato il suo vestito, a chi restituirlo. Quindi sono tecnologie che costano poco proprio perché non sono coperte da brevetti, sono di utilizzo universale. E quindi praticamente che cosa è successo? È successo che questa strategia ha permesso anche di ridurre i costi di raccolta in modo clamoroso. Non è un caso che Capannori, Consorzio Priula, potrei dire Trento, Parma, e lo vedremo tra poco, hanno i costi che in comparazione con casi analoghi sono tra i più bassi in assoluto. Perché? Lo vediamo da questa tabella. Se io ti dico, e questo è il caso ad esempio del Priula, che il tuo contenitore, nel loro caso hanno una prevalenza di famiglie col giardino, con la casetta mono o bifamiliare, quindi nella prevalenza, a parte Treviso, nel Consorzio Priula vengono dati bidoni da 120 litri per il rifiuto residuo, abbastanza grandi. Cosa succede? Ti viene detto, guarda, che se tu sei una famiglia di tre componenti, noi ti facciamo pagare comunque 4 svuotamenti all'anno, perché non è che puoi pensare di non produrre nessun rifiuto, ma se tu ne fai di più pagherai solo la differenza, ok? In media, in un anno, fin dai primi anni, si è visto che se prima mettevano fuori il bidone praticamente, non dico tutte le settimane ma quasi, quindi 40 volte all'anno se non 52, si è ridotto a 9 volte all'anno. Quindi il bidone viene esposto nemmeno una volta al mese, ma una volta ogni 4, 5, 6 settimane. Perché? Perché se io non ci devo mettere l'umido, perché l'umido mi viene raccolto con un sistema a parte che passa 2 volte a settimana, o una volta d'inverno e 2 volte d'estate, è chiaro che non ho bisogno di svuotarlo tutte le settimane, perché non puzza, l'umido è quello che puzza. Lì dentro sono anche incentivato a non sbagliarmi, a non metterci dell'umido, perché sapendo di doverlo tenere qualche settimana, alla fine faccio più attenzione. E questa cosa qui non è solo del Priula, un po' dappertutto. Se guardate ad esempio Consorzio Chierese, le percentuali di esposizione del rifiuto residuo sono arrivate ad essere una volta su 3 all'inizio, adesso sono ancora più basse, sono arrivate al 15%. Ma questa cosa qui, in realtà, questa buona abitudine a mettere fuori il contenitore solo quando pieno, ha contagiato le altre frazioni, anche per l'umido, su cui non c'è una penalizzazione se uno mi mette fuori il contenitore tutte le volte. Alla fine si sono resi conto che l'utente cominciava a pensare, ma perché lo devo mettere fuori se è pieno per un terzo? Aspettiamo un attimo, lo metto fuori la settimana prossima. E quindi anche l'umido hanno cominciato a vedere una riduzione. Tant'è che cosa è successo? Per ridurre i costi, il Consorzio Chierese, che era partito con una frequenza settimanale del rifiuto residuo, quindicinale o settimanale della carta, bisettimanale per l'organico, settimanale o quindicinale per l'imballaggio in vetro, vedete come le ha ridotte? Ha ridotto a quindicinale la raccolta del rifiuto residuo, non più ogni settimana ma ogni 15 giorni.
ha ridotto a settimanale in inverno e bisettimanale in estate l'umido, ha ridotto a ogni 3 settimane, anziché settimanale o quindicinale, il vetro, e ha ridotto, vedete, anche quindicinale ogni 3 settimane la carta, e anche la plastica da settimanale a quindicinale l'hanno portata a quindicinale. Cioè c'è stata per tutte le frazioni un progressivo prosciugamento delle frequenze di raccolta, ma non... che non è stato vissuto dagli utenti in modo, ah, chissà cosa succede, problemi a non finire, perché l'utente si era, l'hanno fatto quando hanno visto che in media la percentuale di utenti già si era allineata a quel tipo di frequenza di esposizione del proprio contenitore, e quindi è stata vissuta con assoluta tranquillità. E tra l'altro anche qui, per smentire quello che abbiamo letto prima come fonte scientifica questo Bernocchi, non è vero che se io raggiungo l'80-90% di raccolta differenziata, come fa il consorzio Priula o come fa il consorzio Chierese, questo si ripercuote in cattiva qualità dei materiali raccolti. Perché in questi contesti dove tutto è porta a porta, dove non è rimasto nemmeno il vetro stradale, la percentuale di impurezza è bassissima. L'unica frazione su cui c'è una percentuale non di poco conto di frazione strana è la plastica lattine. Ma perché su questa frazione c'è una percentuale più elevata? Perché è la frazione su cui è più difficile per l'utente capire che cosa posso conferire e cosa no. Dicevamo prima, il giocattolo del bambino di plastica, che è la stessa identico polimero che del flacone, non può essere conferito. E quindi nel momento in cui il consorzio Corepla va a fare l'analisi merceologica, te lo considera, ma non solo quello. Voi pensate che, visto che i tecnici che vanno a fare le analisi merceologiche sono pagati e sono scelti unicamente dal Corepla fino ad oggi, e ancora lo sarà fino a quando non viene cambiato l'accordo, questi che fanno le analisi merceologiche, se vedono che una bottiglietta di plastica c'è dentro ancora un po' di residuo di acqua, la considerano materiale strano, perché loro dicono è presente sostanza organica diversa. Ma siamo pazzi? Cioè fanno di tutto per far apparire il materiale più sporco di quello che è. Perché? Perché il Corepla paga in base alla percentuale di impurità, e quindi ha tutto l'interesse a far apparire più sporco di quello che è la raccolta differenziata della plastica e delle lattine. E quindi i comuni che già percepiscono un corrispettivo basso, abbiamo detto il 20%, si vedono ulteriormente penalizzati perché le modalità di raccolta sono assurde. Tanto per farvi un esempio, ultimamente è stato introdotto il discorso del piatto di plastica che può essere conferito. Che non, quello sì, ma il bicchiere di plastica no. Ma che senso ha? Ci sono delle contraddizioni nell'accordo ANCI CONAI sotto questo, ma neanche le posate. Cioè, voglio dire, è lo stesso identico materiale polistirene che viene utilizzato per e non mi si può dire che il piatto è un imballaggio e il bicchiere no. Ma che discorso? Eppure sembra fatto apposta per creare disorientamento negli utenti, e questo chi lo paga? Alla fine lo pagano i comuni con questi tassi di percentuale di impurità assurdi. La tariffazione puntuale, fino a un po' di tempo fa si diceva non si può introdurre in grandi città. Noi l'abbiamo introdotta, abbiamo supportato il comune di Trento all'introduzione. Trento fa più di 100.000 abitanti fin dal 2013, i risultati si sono visti subito. Da un 65% circa di raccolta differenziata che era stato raggiunto con la domiciliarizzazione di tutte le frazioni, si è passati quasi all'80% con la tariffazione puntuale. Tra l'altro, uno studio che abbiamo fatto dimostra che non è vero il principio per cui più raccolta differenziata fai, cioè quello che diceva prima Bernocchi cioè se si supera il 65% di raccolta differenziata i costi vanno alle stelle e non sono più sostenibili. È vero esattamente il contrario. Se noi guardiamo i casi più virtuosi in Italia, Ponte delle Alpi, Consorzio Priolo, Consorzio Chierese, sono quelli che hanno i costi pro capite più bassi e hanno invece la raccolta differenziata più elevata in assoluto, fino a superare quasi il 90%. Cioè, se usciamo dagli slogan e andiamo a vedere le cose come sono, verificando i numeri, questi sono fonte ISPRA, non sono numeri dati dall'ISPRA, ci accorgiamo che non è affatto vero quello che cercano di propinarci, cioè che una raccolta differenziata virtuosa, spinta, fino ad arrivare a livelli del 90%, voglia dire far lievitare, esplodere i costi di raccolta. Al contrario, proprio per i principi che abbiamo detto prima. E questo è dimostrato da tutta una serie di studi che abbiamo fatto noi, che ha fatto l'ISPRA, in cui emerge chiaramente che in Italia i consorzi più virtuosi, quelli che hanno i costi più bassi in assoluto, sono proprio quelli che hanno introdotto la tariffazione puntuale. Ad esempio in Piemonte, chi ha introdotto la tariffazione puntuale
ha in media una raccolta differenziata che è quasi il 20% più alta di quelli che non ce l'hanno e costi pro capiti che sono circa il 22% in meno del totale, 19% in meno degli altri che non ce l'hanno la tassazione mutuale. Stessa cosa nel campione ISPRA che è stato fatto a livello nazionale. Mi fa sempre piacere raccontare la situazione di Capannori, perché Capannori è un comune che più di altri non ha paura di sperimentare, non ha paura di gettare il cuore al di là dell'ostacolo. A Capannori era stata introdotta, primo comune in Toscana, la raccolta differenziata porta a porta, e chiaramente quando sei il primo devi scontrare maggiori difficoltà. E quindi era stata introdotta una raccolta differenziata che arrivava praticamente davanti all'uscio di casa, con una raccolta che inevitabilmente veniva fatta a sacchi. Una delle esigenze che ci aveva espresso il Comune di Capannori quando ci ha chiamato per supportarla in questa fase delicatissima era: non voglio cambiare le abitudini dei miei cittadini, sono abituati ai sacchetti, i sacchetti spariscono subito una volta raccolti, non mi rimangono mastelli in strada con tutti i problemi, soprattutto in centri storici dove io ho le case piccole dove non ho molti spazi. Proviamo a pensare a un sistema che ci permettesse di fare sì la raccolta tariffazione puntuale fatta bene, ma senza dover introdurre contenitori diversi. Tra l'altro Capannori all'epoca aveva la raccolta ancora mista vetro, plastica e lattine, e abbiamo detto prima che era opportuno rimettere mano al sistema, perché la raccolta multimateriale pesante anche in regione toscana a un certo punto si è capito che bisognava superarla, bisognava ridurla, e quindi è stata l'occasione anche per rimettere a posto un po' il sistema, migliorarlo ulteriormente. Cosa è successo? È successo che con l'introduzione della tariffazione puntuale con sacchetti dotati di transponder si è riusciti ad arrivare nel giro di pochi mesi a superare l'80%, e in prospettiva ogni anno il comune di Capannori è aumentato fino ad arrivare adesso a livelli che sfiorano il 90%, con un sistema semplicissimo in cui l'operatore prende il sacchetto, lo butta sul camion e automaticamente viene letto il codice del trasporto e quindi abbinato alle famiglie. Tra l'altro un territorio molto vasto, perché il comune di Capannori, non ce lo dimentichiamo, sono quasi 40.000 abitanti, ma suddivisi in tante frazioni piccole, da 6, 7, 8.000 abitanti ciascuna, e poi tantissime case sparse, per cui riuscire ad avere costi bassi, come li ha Capannori, in un contesto così sfavorito dal punto di vista, come dire, è il comune che ha l'estensione territoriale più elevata in regione toscana, quindi andare a servire porta a porta, togliendo tutti i cassonetti, anche chi abita nella casa isolata, non è facile. Eppure con un sistema che prevede, chiamo così, una modalità di raccolta più innovativa, si è riusciti. Tra l'altro adesso stiamo lavorando insieme all'ASCIT, che è l'azienda pubblica di Capannori, fino a quando potrà permettere, perché è in atto adesso una volontà politica per fare le società miste in provincia, nel lato costa, che desta non poche perplessità. Ma detto questo, stiamo lavorando con Bizzarri per introdurre la cosiddetta raccolta on demand, cioè in territori vasti, lo abbiamo già fatto con successo in altri contesti, tipo il Friuli, non ha senso andare ogni 15 giorni, ogni settimana a trovare la cascina che molto spesso non ha ancora il contenitore semivuoto. Conviene andare, e lo vedremo tra poco con un'altra slide, soltanto quando l'utente ti segnala, in modo semplice, senza dover perdere tempo, semplicemente facendo squillare un numero da cui ha ricevuto un SMS di promemoria, che il contenitore è pieno, in modo da far andare il mezzo a raccogliere in quella cascina isolata solo quando ce n'è bisogno. E in questo modo qua si riducono ulteriormente i costi in maniera significativa. È un metodo innovativo che abbiamo sperimentato per primo in Friuli e adesso sta prendendo piede un po' in tutta Italia, che effettivamente fa la differenza e permette di non lasciare i contenitori stradali fuori dai centri urbani, che diventano poi il ricettacolo di abbandoni di rifiuti, di comportamenti non corretti. Nella città più grande in Italia che fa la raccolta differenziata col porta a porta, ma soprattutto con la tariffazione puntuale, è Parma. Parma, dove abbiamo lavorato sia noi come Esper per la parte tariffazione puntuale, che è Enzo Favorino per la progettazione fatta con il supporto del CONAI per l'estensione del porta a porta in tutta la città. Cosa hanno fatto a Parma? Hanno fornito due tipologie di contenitori. Una, per il centro storico, per la zona di maggiore pregio architettonico, sono i sacchetti con i transponder modello Capannori, tanto per intenderci. Il resto della città ha il mastello per il rifiuto residuo con il transponder fisso, perché era già stato introdotto anche in precedenza. Cosa succede? Che in questo modo hanno stabilito un numero di svuotamenti minimo a seconda del numero di componenti, quindi con un componente hai 12 svuotamenti all'anno,
con due componenti, ne hai 18, 24, 30, 36, a seconda del numero di componenti. Quelli che fai in più li paghi. E qualcuno mi potrebbe dire, ma attenzione, perché da 12 non passiamo a 24? Perché non passiamo al doppio? Sono due componenti, dovrebbero avere il doppio degli svuotamenti. In realtà non è così, perché se noi andiamo a vedere a livello nazionale qual è l'attitudine a produrre rifiuti, non è che una famiglia con due componenti produce il doppio di rifiuti di una famiglia con un unico componente. Se guardiamo il passaggio dell'indice di produzione di rifiuti da un componente a sei componenti, l'indice va da 1 a 2,5, non da 1 a 6. L'aumento che c'è con le famiglie più numerose è molto più contenuto di quello che verrebbe da pensare con una formula matematica, ed è il motivo per cui si vanno a dare degli svuotamenti che non sono uno il doppio dell'altro, non sono 12, 24, 36 da 1, 2, 3, ma sono chiaramente più corretti. Questa cosa qui che cosa ha fatto? Ha comportato il fatto che più o meno per tutte le categorie monoequanime c'è stato il 90% circa di famiglie che sono riuscite a stare il primo anno dentro gli svuotamenti minimi, c'è stato un 10% circa, 5-10%, che ha fatto più svuotamenti del dovuto. E questa cosa qui è normale, nel senso che una città che è arrivata a circa l'80% della raccolta differenziata, è vero che il 90% fa bene la raccolta differenziata, ma c'è sempre un 5-10% che la raccolta differenziata non la fa in modo opportuno. Ed è giusto che quelle famiglie non paghino quanto pagano gli altri, e paghino un pochino di più. Tant'è che se noi andiamo a vedere un confronto dei costi del comune di Parma con altri comuni di pari dimensione in Emilia Romagna, prendete ad esempio Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, l'unico comune che negli ultimi anni, dati della UIL, è andato a ridurre il costo per i propri cittadini è stato proprio il comune di Parma. Tutti gli altri li hanno aumentati del 3, del 2, del 4,9, del 9,7% Reggio Emilia e via discorrendo. Rimini è arrivato al 9% di aumento, proprio la città che ha adottato i cassonetti con la calotta. Viceversa, Parma l'ha ridotto del 3%, in media. Ma se andiamo a vedere di quanto l'ha ridotto alle famiglie, cioè quasi il 90% circa, che sono stati nel numero di conferimenti minimi, non lo hanno superato, la riduzione è stata del 5,3%. Quindi, finalmente si è invertito un trend che ogni anno vedeva un aumento dei costi per i cittadini, e i cittadini hanno potuto toccare con mano che la necessità di andare verso un sistema più responsabilizzante, anche più complesso se vogliamo, però ha avuto come contropartita una riduzione di costi per le famiglie più virtuose. Non è un caso che il sindaco di Parma sia stato rieletto con oltre il 70% delle preferenze, pur lottando contro tutti, con una lista civica, avendo contro perfino il Movimento 5 Stelle da cui lui partiva, avendo contro il centrodestra, i cittadini di Parma se ne sono fregati e il 70% l'hanno rieletto a furor di popolo. E le scelte non erano scelte facili, perché comunque fare porta a porta spinto, introdurre la tariffazione puntuale, non sono state scelte scontate, banali, ma il coraggio qui ha pagato, come ha pagato Trento, come ha pagato a Capannori e in tutte le città che abbiamo seguito. Se vogliamo sintetizzare i risultati di Parma, questo l'ho ripreso da un articolo che abbiamo firmato io e Gabriele Folli, l'assessore all'ambiente, che fino a qualche mese fa era assessore all'ambiente a Parma, poi ha deciso di ritornare a fare il suo mestiere, perché c'è tanti amministratori che dicono ho dato, sono stati 5 anni intensi, adesso permettetemi di dedicarmi un po' più alla famiglia, quindi non ha accettato la richiesta di rifare di nuovo l'assessore da parte di Pizzarotti. E abbiamo scritto assieme questo articolo, abbiamo sintetizzato i risultati, drastica riduzione dei costi di smaltimento. Tra il 2012 e il 2016 sono passati da 8 milioni e mezzo a 2,7 milioni i costi di smaltimento. Anche se i costi di smaltimento a tonnellata sono quasi raddoppiati, perché con l'avvio dell'inceneritore di Parma i costi sono andati alle stelle. Incremento dei corrispettivi con AI, pur bassi, come abbiamo detto, però se io raccolgo in modo differenziato più materiale di maggiore qualità, inevitabilmente sono passati da 580.000 euro a 1,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2016. Incentivi riversati a riduzione del costo del servizio ottenuti grazie alla legge regionale numero 16 del 2015, che ha istituito un meccanismo premiante che riserva contributi economici ai comuni virtuosi sulla base della riduzione del residuo pro capite. 500.000 euro nel 2016 e 700.000 euro nel 2017. Perché? E qui mi voglio soffermare un attimo. Se una regione vuole fare bene il suo mestiere e ha capito che la tariffazione puntuale è un elemento strategico, deve introdurre dei sistemi che vanno a premiare chi fa da apripista, chi mette in atto una scelta coraggiosa ma anche complessa,
e nella regione Emilia Romagna sotto questo profilo dobbiamo dare atto che lo ha fatto, nel senso che ha introdotto uno strumento che tra l'altro non va a premiare la percentuale di raccolta differenziata, attenzione, perché come diceva prima Enzo Favorino, il nostro come dire, obiettivo non deve essere confuso con l'incremento della percentuale di raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è la riduzione del rifiuto residuo da mandare a smaltimento. Quello è l'elemento cardine su cui ci dobbiamo confrontare. Perché, e lo possiamo vedere con altre slide, io posso anche arrivare all'80% di raccolta differenziata con il cassonetto, con la calotta in strada. Alcuni comuni ci sono arrivati, ma appena di un peggioramento della qualità delle frazioni raccolte in modo differenziato pauroso. E questa cosa qua, questo era solo per farvi vedere come si può fare a meno dei bidoni condominiali con una raccolta che arrivi alla singola famiglia e che ti permette quindi di avere un dialogo anche sulla qualità di quello che hai raccolto, non con l'intero condominio ma con la famiglia, perché puoi mettere l'adesivo dicendo attenzione hai sbagliato sul contenitore di quella famiglia e non dell'intero condominio. Bene, il ragionamento che volevo fare con voi in questo momento qual è? Attenzione alla percentuale di raccolta differenziata, perché rischiamo di andare in questi casi, fatemi fare un salto più avanti ma almeno ci capiamo, guardate questo sistema qua, ok, 5 minuti, cerco di utilizzarli al meglio. Questi sono i sistemi di raccolta differenziata che miravano a introdurre la tariffazione puntuale, poi non ci sono mai riusciti, con il cassonetto con la calotta. Guardate poi in realtà che cosa è successo. Rifiuti, tessere magnetiche, polemiche, i comuni che li hanno voluti togliere, via le calotte dei cassonetti a Spilamberto. Ma la cosa che mi come dire, preoccupa di più, la dice la stessa HERA, la multi-utility di cui parlava prima anche Rossano Ercolini, quando faceva l'esempio di quelle multi-utility che vogliono imporre le proprie scelte ai comuni, non le vogliono concordare. La stessa HERA in un convegno recente presentava queste slide che faceva passare un po' così velocemente inosservate, a me non sono sfuggite e me le sono riprese. E cosa dice HERA? Lo stesso che va ai comuni a dire guardate che il miglior sistema di raccolta differenziata non è il porta a porta ma è la calotta, gli dice sì, va bene, il porta a porta, il controllo chiaramente secondo noi va meglio, però guardate quanto aumentano le impurità a detta della stessa HERA con il sistema stradale a controllo. Triplicano rispetto a un sistema con il porta a porta. E la cosa non avviene solo per l'umido, avviene per la carta, avviene per il vetro un po' di meno a dire la verità, perché se io metto una bocchetta di conferimento molto piccola, più di tanto, in realtà sul vetro mi ritrovo con tutti i sacchetti abbandonati intorno alla campana, tanto per intenderci. Ma il peggioramento qualitativo che ottieni con questi sistemi ti fanno fare, sì, è vero, dentro il cassonetto con la calotta mi ritroverò poco rifiuto perché la gente non lo usa, me ne ritroverò però tanto nei cassonetti della raccolta differenziata e in giro come abbandono i rifiuti. Se questo è il modo di introdurre la tariffazione puntuale, permettetemi, io non lo condivido, perché l'elemento primario che noi dobbiamo, come dire, che ci deve fare da faro guida è la qualità di quello che noi raccogliamo in modo differenziato, non la percentuale. Quindi, lo vedete in questo caso, qualcuno mi potrebbe dire, vedete, i rifiuti abbandonati ci costano un milione, qualcuno mi potrebbe dire, ma come facciamo a dare quel po' di flessibilità che molto spesso ci viene richiesto in comuni che hanno flussi turistici molto elevati? Ad esempio, sul mercato sono comparse questi tipi di strutture, quella che a Parma, in solo 8 punti della città, è stata messa, ad esempio, di questa tipologia qua, cioè punti che sono un po' come dei centri comunali di raccolta, però sono un po' più piccoli e aperti 24 ore su 24, dove l'utente può andare, si identifica con una tessera e può conferire i vari materiali. Dentro ci sono dei contenitori standard, quindi non brevettati, di queste strutture ne vengono vendute di tantissimi tipi diversi, quindi uno non è costretto ad andare a quel fornitore, ad esempio questa è quella di Senigallia, questa è quella di Vadena, ce ne sono di tanti tipi diversi. Attenzione, non è la panacea di tutti i mali questa cosa qui, perché il rischio di abbandono intorno a queste strutture è dietro l'angolo. Se io la metto in un posto, come dire, isolato, fuori dal centro urbano, dove è difficile, dove non c'è, come dire, una possibilità di controllo, è chiaro che questa cosa qui, invece di essere un elemento positivo che dà flessibilità al sistema, mi può diventare una spina nel fianco del sistema. Quindi utilizzare queste soluzioni con estrema parsimonia, primo perché costano
e non è un elemento di poco conto. Secondo, perché meno sono, più facile è controllarle, più facile è metterle in punti strategici ad elevato passaggio, dove non è che la gente va lì a buttare i fiori perché ti vedono tutti. Una cosa così davanti alla sede dei vigili urbani è il massimo, ma uno non ha 10 sedi dei vigili urbani in un comune, quindi ne puoi mettere, se un comune è medio piccolo, una al massimo, ma non è sempre necessario, perché se io non sono un comune turistico che ha tantissime seconde case e tantissime persone che arrivano solo venerdì, sabato e domenica, non è così indispensabile averla. Quindi flessibilità al sistema sì, ma attenzione, perché in alcuni casi questa flessibilità, se non regolata attentamente, che cosa ha comportato? Vi faccio vedere quello che è venuto fuori ad esempio in uno studio che ci è stato affidato dalla regione Puglia, che ci ha chiesto di verificare cosa era successo nella regione Puglia negli ultimi anni. Nella regione Puglia erano stati fatti dei finanziamenti ad hoc per strutture informatizzate per il conferimento dei rifiuti. Siamo andati a vedere che cosa è successo a queste strutture qualche anno dopo, guardate quello che è successo a Bari. Queste sono tutte strutture brevettate, in questo caso le facevano a Bolzano, con una specie di giostrina sotto interrata, quindi con un costo 80-100 mila euro ciascuna. Nel giro di qualche mese a Bari erano già tutte vandalizzate, ma non è che come a Trento ne hanno presa una, hanno visto che aveva dei problemi e hanno lasciato perdere. Qui ne hanno comprate in un colpo solo 32 perché c'era il finanziamento della regione. Stessa cosa hanno fatto a Foggia. A Foggia, anche qui, e qui finisco un minuto, anche qui ne hanno comprato una valanga. Vedete che ci è andato perfino il gabibbo, queste strutture interrate, alla fine con la prima pioggia hanno spaccato perfino il terreno, sono venute fuori come una nave che fuoriesce dal mare, è stato un disastro. A queste invece a San Giovanni Rotondo, sempre contenitori interrati, questo, ma attenzione, vi sto parlando di queste cose, perché non è che sono avulse nel vostro sistema, in realtà questi sistemi molto complessi e poco performanti, perché sono molto fragili, li stanno riproponendo anche nel vostro territorio in questo periodo, cioè le stesse cose che noi abbiamo visto ad alcuni anni di distanza assolutamente buttate lì e inutilizzate in regione Puglia, in questo momento stanno venendo fuori a Fermo, a Fabriano. Guardate ad esempio in questo caso qua, questa è via Trieste col sistema Ecofil, da quando è stato messo questo sistema Fabriano, guardate com'era prima. Cioè, qualcuno mi può dire se c'è stato un grande miglioramento? Da un punto di vista dell'economia urbana hanno dovuto mettere un cassonetto di fronte che con tutti gli abbandoni dei rifiuti. La stessa cosa qua, cioè qui c'è la postazione, ma qui a fianco ci sono i cassonetti dove tutti quelli che non vogliono fare possono buttare i rifiuti. Cioè, boh, perfetto. Vi ricordo, per quelli che non lo sanno, che alle 12:30 abbiamo allestito un buffet per far scambiare anche due chiacchiere in maniera più informale, quindi se vi fa piacere rimanere siete i nostri ospiti, siete molto benvenuti. E ho già diciamo due velocissimi interventi da proporre, perché ho il primo firmatario, se non mi sbaglio, della legge Marche sulla tariffazione puntuale, e quindi siccome forse non tutti la conosco, gli abbiamo chiesto se ce la voleva raccontare in 3 minuti, 5 minuti. Mi guarda già male, eh? Buongiorno a tutti. Intanto non ho preparato slide, quindi questo vi consola, perché non vanno io la più di tanto. Anche se incomincio a pensarci, perché in questa settimana già sono due incontri che facciamo sulla tariffa puntuale. Questo ci coglie un po' impreparati, perlomeno a me, perché la Regione Marche aveva previsto che più o meno si incominciasse a parlare di tariffa puntuale in modo serio da partire dal 2019, e per questo abbiamo messo nella legge 50.000 euro per la campagna di comunicazione. Invece registro che c'è un grande interesse da parte di vari soggetti, per cui questo non può far altro che piacere. Mi auguro, anzi, che ce ne siano altri, però preparerò qualche slide per i prossimi incontri. No. Beh, detto questo, proprio due parole velocissime. Intanto fatemi dare una così, uno scatto d'orgoglio, perché è vero che la Regione Emilia ha una legge del 2015, che è la numero 16, ma è una legge generale sui rifiuti che ha un solo articolo come della sua tariffa puntuale. Le Marche è la prima regione in Italia ad avere una legge specifica
sulla tariffa puntuale. Questo, come rappresentante della regione e anche come autore della legge, mi rende particolarmente orgoglioso. Detto questo, è vero però anche che loro sono partiti prima e noi siamo nel 2018 con il primo passo, quindi dobbiamo recuperare il tempo perduto. La regione ci crede molto nella tariffa puntuale. Tutti quanti a parole, e spero anche a breve, anche a fatti, si dicono contro l'incenerimento dei rifiuti, da destra, sinistra, centro, quindi tutte le forze politiche. Detto questo, la tariffa puntuale, velocissimamente, la legge che cosa fa? Fa tre o quattro piccole cose. Innanzitutto si muove nei binari della legge nazionale, perché non è che potevamo fare cose contro la normativa nazionale, quindi ci dobbiamo necessariamente muovere all'interno della normativa nazionale. Se vogliamo aprire una parentesi, secondo me la normativa nazionale potrebbe essere molto migliorata, però qui ci porta... Il nuovo, diciamo, Parlamento... Magari, ecco, esatto, potrebbe fare significativi miglioramenti. All'interno dei binari, appunto, della normativa nazionale si muove la normativa regionale, che cerca semplicemente di promuovere la tariffa puntuale affinché si incominci ad applicarla veramente, perché questa normativa nazionale finora è rimasta un po' sulla carta. C'è qualche realtà, abbiamo sentito Parma, ci sono altri comuni, ma non è una pratica diffusa e condivisa. Nelle Marche invece vorremmo raggiungere l'obiettivo di che la totalità, o perlomeno vicino alla totalità dei comuni, arrivino a fare la tariffa puntuale, perché, attenzione, ricordiamoci tutti che questa è una scelta del comune, cioè la legge nazionale delega il comune a fare questa scelta, quindi non possiamo imporre ai comuni di applicare la tariffa puntuale. Però possiamo creare tutte quelle condizioni necessarie e semplificare al massimo, in maniera tale che un comune si ritrovi con facilità a operare questa scelta. Ritornando nella legge, prima di tutti si chiede ai comuni che vogliono andare verso questa direzione di adottare dei software che parlino con i software regionali. Questo è di fondamentale importanza, perché dobbiamo mantenere comunque il controllo dei flussi e quindi avere la gestione di questi dati, quindi è essenziale che il comune si doti di questo software che possa poter parlare con il sistema Orso, che è quello adottato dalla Regione Marche. La seconda cosa che fa: istituisce un tavolo tecnico, o meglio, prende un tavolo tecnico esistente e lo amplia, un tavolo tecnico fanno parte di questo tavolo tecnico due rappresentanti regionali, un rappresentante di ogni provincia, un rappresentante dell'ARPAM, un rappresentante dell'Associazione dei Comuni, un rappresentante per ogni ATA, e questo secondo me è molto importante, perché è la prima volta che le ATA si ritrovano in un unico tavolo per poter poi discutere tra loro e insieme decidere una strategia comune. Perché quello che non ho detto, lo dico adesso, un obiettivo che si pone nella legge regionale è quello di uniformare il comportamento su tutto il territorio regionale. Cioè non vorremmo, siccome la legge nazionale invece lascia libertà, non vorremmo che un comune fa in un modo, un comune fa in un altro, un comune fa in un altro. Sempre all'interno di questa flessibilità, però vorremmo creare le condizioni favorevoli affinché ci sia un comportamento più possibile uniforme. Poi chiudo, fanno parte a questo tavolo anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Questa è una cosa su cui io mi sono battuto molto, ed è una delle poche occasioni in cui le associazioni ambientaliste entrano proprio a far parte dell'istituzione per legge e potranno dire la loro ed essere soggetti attivi. Quindi questo tavolo poi ha dei compiti, sono 7 azioni, ma diciamo brevemente le azioni sono quelle che ho detto, cioè serve questo tavolo a creare tutte le condizioni favorevoli affinché i comuni siano spinti a applicare la tariffa puntuale. Ecco, il Marche Rifiuti Zero naturalmente fa parte del tavolo, e quindi, facendo
facendo parte del tavolo troverà tutti i modi per promuovere la tariffazione puntuale e la strategia rifiuti zero. Lascerei... No, a me non mi serve. Una volta che l'ho usato, una signora da fondo mi ha detto: signorina, le posso chiedere? No, il microfono, per favore. Domande? Adesso se non fate le domande, il strozzo. Domanda, grazie. Allora, io sono di un'associazione consumatori utenti, Acu Marche. Non ho sentito parlare per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti speciali. Perché diciamo anche rifiuti sanitari, tutta quella parte lì, ve ne occupate sì o no, in che misura? Perché l'80% del bilancio di una regione è sulla sanità, quindi anche sul recupero, lotta contro gli sprechi per il riuso di determinati materiali. Se pensiamo anche che le siringhe per i diabetici sono circa 4 milioni in Italia, si potrebbero risparmiare miliardi di euro. Allora, in questo senso c'è qualcosa di della vostra politica, mi interesserebbe saperle. Poi anche nel settore degli alimentari si fa un gran parlare, no, di i sacchetti biologici. Ci siamo arrivati dopo anni e anni lotta alla plastica, però il commerciante ti ci appiccica sopra quella cosa, quell'etichetta carta che diventa un pezzo che la devi, non riesci più a staccarla, la devi buttare nell'indifferenziata, non la puoi smaltire nell'organico, eccetera. Quindi il principale obiettivo è la riprogettazione di tutte queste cose. C'è abbastanza volontà politica di cambiare? Io non ci credo. Domande sintetiche quasi tutte sul piano d'ambito. Io ho pensato una cinquantina, strada facendo, poi ne scritte sei e ne dirò pochissime. Però Rossano, Ezio. Rossano, non ci sopraiamo. Questione sull'organizzazione. Entusiasmante l'intervento del Presidente, perché per chi ci crede entusiasma. Però chi poi vive sulla scrivania e lavora, e io mi occupo di rifiuti perché in un comune piccolo, 3.400 abitanti, quindi gestisco Grottazzolina, sono responsabile dell'appalto della raccolta rifiuti e sono anche responsabile di un ecocentro intercomunale costituito fra 7 comuni. Bella esperienza. Noi eravamo partiti già nel 2001 con un centro di raccolta perché non volevamo rifiuti sparsi fossi e strade, però la questione è: tutto va bene, ma lo stesso errore che fa a livello nazionale il governo è non comprendere che cosa ha sotto mano. Noi pensiamo di piantare della bella vegetazione su un terreno arido. Io, tecnico comunale di un comune piccolo, sono riuscito a passare dal 7% al 70% di raccolta differenziata in 2 anni, diciamo, perché c'è stato 1 anno e mezzo, grazie ai finanziamenti della regione che ha finanziato, solamente finanziava la promozione di una raccolta differenziata. Noi siamo andati oltre grazie al fatto che, con l'aiuto di uno studio esterno, abbiamo fatto questo progetto. Perché personalmente non sarei mai riuscito a redigere un progetto fatto bene, perché poi se ne vedono in giro di progetti di appalto, raccolta e rifiuti, ma poi peccano di tante cose, visto che poi ho fatto anche parte di commissioni tecniche per la valutazione dell'offerta tecnica. Quindi se non c'è l'aiuto a responsabile che deve trovare il tempo per occuparsi di questa materia, ma deve anche trovare la capacità professionale, perché noi siamo stati presi per i capelli. Io sono geometra, occupo un posto da laureato e quindi ho le mie capacità che sono quelle che sono. Non si può pretendere e dire il comune può fare, il comune può fare il catasto, il comune può fare le separazioni cioè il comune è un ente che vive con le persone. Se le persone non sono preparate, ci saranno ritardi, ci saranno cose fatte male, ci saranno. Quindi, primo punto, la preparazione professionale. Secondo punto, convincere gli amministratori, perché io l'ultima riunione dell'ecocentro, un comune dice: ma sai, noi siamo 400 abitanti, non mi conviene perché mi hanno detto che la raccolta differenziata costa il 20% in più. Dico: guarda, io faccio i conti, mi scrivo tutto, noi abbiamo fatto una raccolta differenziata 7,70 con un 2% in più. Se vuoi ci vengo io a dirti come puoi fare, per quello che ne so, poi ti rivolgerai a qualcuno e lo farai.
però c'è lo stesso errore di prima quando si passava, e lo stesso errore si farà anche per altri passaggi, che è quello della tariffa puntuale, perché ci sono delle cose. Va bene, e allora io mi limito a dire un'altra cosa. Io sapevo che i bicchieri di plastica e i piatti di plastica dal 1 maggio 2012 erano raccolta differenziabile. Però abbiamo parlato solo di piatti, allora no, anche siccome io sono quello meno preparato, forse, allora volevo chiarimenti, perché sennò quasi tutti i comuni, a Roma sicuramente, a Castignano anche. Tutto qui, sono altre domande? Sulla struttura è, se gli amministratori si occupano del particolare perché devono soddisfare le esigenze di qualche singolo diciamo, cittadino, perché va di moda adesso non la parte amministrativa, il management, ma la parte mantenimento potere, forse bisognerebbe fare un po' di corsi su e far riprendere, diciamo, la retta via a chi è chiamato ad amministrare una società. Amministrare, domanda. Occupare politicamente. Io direi, il piano d'ambito prevede anche l'impianto di gestione aerobica, di cui non è stato parlato, un impianto anche abbastanza grande. Che prevede anche l'arrivo di rifiuti da parte, cioè della provincia di Ascoli e di Fermo. Volevo sapere quali sono le criticità di un impianto così grande. Anaerobico finalizzato alla produzione di biometano. C'è un'altra domanda là dietro. Sì, più che altro è un appello come Lega Ambiente Marche. Tutto condivisibilissimo e sposiamo interamente, siamo contenti anche dei contributi, speriamo che tutti questi contributi, tariffazione puntuale, siano degli stimoli per le amministrazioni che sono oggi, quindi velocissimamente. Un ultimo appello che mi viene da fare è sulla sezione impiantistica, o meglio, ogni ATA deve essere autosufficiente, ogni ATA chiaramente deve lavorare per andare a regime. Quello che vogliamo invitare a fare una riflessione è anche sul fatto di una potenziale interscambiabilità, così come adesso ha fatto l'appello, ha parlato la signora del eventuale forzo che può andare da una provincia all'altra, interscambiabilità in generale non solo quando si va al regime ma anche in caso emergenziale, perché i rifiuti sappiamo benissimo sono una discarica va bene, dopo pochi anni non va bene, Macerata nel piano ambito dovrà parlare anche della discarica perché ci siamo quasi. Quindi un'interscambiabilità può aumentare la resilienza, termine che per noi ambientalisti è all'ordine del giorno, sia per le emergenze ma anche per la quotidianità. Vogliamo fare un primo giro di risposta, un'ultima domanda, poi un primo giro di risposta. Io velocissima, volevo solo chiedere se avete fatto un'analisi sull'applicazione della tariffa puntuale, un'analisi sull'aumento di eventuali abbandoni, perché poi la tariffa puntuale con il calcolo delle imprese, diciamo così, per famiglia potrebbe incentivare tra virgolette l'abbandono ovviamente dei stati che sono eccedenti la tariffa base. Grazie. Cominci tu? Siamo lì.